Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Nello scorso video vi ho fatto vedere delle immagini incredibili con centinaia di migliaia di pesci serra proprio a metro da questa costa. Non potevo non approfittarne per prendere la canna, la telecamera e capire come reagiscono tutti questi serra quando lanciamo un esca in mare. Ma ora guardate le immagini e poi ne parliamo. Eccoci sott'acqua, il primo tiro lo faccio con il Momotti, un long jerk che i serra apprezzano moltissimo. Come entra in acqua, infatti, i serra subito sono curiosi e lo vanno a inseguire. Avete visto, c'è stato un po' di interesse iniziale, ma nessun attacco. Continuo a lanciare e stavolta solo un serra si stacca dal banco, ma tutto il resto rimane abbastanza compatto sul fondo. Nell'ultimo lancio il disinteresse è quasi totale, i serra stanno lì ma non se lo filano per niente. Decidiamo di cambiare esca. Come seconda esca mettiamo uno snodato, anche qui l'interesse iniziale è molto, ma dopo un po' i serra neanche lo seguono più. Un secondo tiro dimostra che il loro disinteresse è ormai totale. Decidiamo di cambiare di nuovo, stavolta proviamo un top water. La delusione è enorme, sebbene i serra ci siano, il top water non se lo filano neanche a tirare la loro attenzione e rimangono anzi a distanza, come se fossero spaventati da quest'esca. Ovviamente voi vedete solo un lancio, in realtà per ogni esca ne abbiamo fatti circa 5. Aspettiamo 5 minuti prima di un nuovo lancio per far riposare i serra e farli tornare più tranquilli. E stavolta mettiamo un silicone. Come entra in acqua i serra sono molto più curiosi rispetto a prima e stavolta lo seguono quasi fin sotto ai nostri piedi. Stavolta l'interesse è maggiore e si vede che un serra si stacca dal banco, deciso ad attaccare, ma arriva vicino l'esca, la guarda bene e alla fine scarta. È interessante notare che appena tocca l'acqua, i pesci subito incuriositi vanno a vedere di cosa si tratta. Lo inseguono per un pochino, ma appena capiscono che è un inganno, decidono di non attaccare. La scena si ripete altre volte, finché decidiamo anche stavolta di cambiare esca e provare qualcosa che possa stimolarne l'attacco. Rispetto alle altre esche, stavolta però i serra non si spaventano e rimangono comunque sul posto. Utilizziamo lo spotter, un'esca un pochino più lunga. Come entra, subisce subito l'attacco di un serra. È molto interessante il comportamento di questo esemplare che segue l'esca fin sotto la costa e poi a tutta velocità torna verso il banco. Stavolta un secondo lancio, invece di spaventare i pesci, li incuriosisce ancora di più e gli attacchi sono diversi, sebbene a vuoto. Come vedete il comportamento dei pesci che attaccano è diverso, partono infatti dal basso verso l'alto finché uno si stacca dal banco e lo attacca. Come vedremo anche in altri filmati, il pesce cerca di liberarsi sputando quell'esca che gli impedisce la libertà e dopodiché tenta anche di strusciarsi sugli scogli. Durante il combattimento gli altri serra si allontanano, ma rimangono comunque nei paraggi. Purtroppo lo spotter si rompe e decidiamo di cambiare esca, provando con una testina piombata. Purtroppo dopo l'interesse iniziale, stavolta i serra sono molto più sospettosi, proprio perché l'esca ha una naturalezza minore rispetto allo spotter. Cambiando il corpo, purtroppo il risultato non cambia. Comincio a pescare che l'esca deve essere lunga almeno una ventina di centimetri per suscitare l'interesse di questi serra. Stavolta decidiamo quindi di optare per un'esca artigianale, un'anguilla lunga circa 25 cm snodata in più parti. E infatti appena tocca l'acqua, i serra la seguono molto curiosi. Durante queste riprese io sono fuori dall'acqua per evitare di spaventare ulteriormente il pesce. Tuttavia, riguardando il nastro, ci siamo accorti che qualche tonno stava passando e probabilmente questo andava a limitare gli attacchi del serra in determinate occasioni. In effetti, il secondo lancio di questa anguilletta, dopo il passaggio del tonno, non suscita così tanto interesse, sebbene il pesce non sembra essere così spaventato dal passaggio del predatore. Al lancio successivo, infatti, i serra sono molto più tranquilli e possiamo vedere in sequenza un primo attacco che va vuoto e un secondo attacco invece che riesce. È molto
molto interessante notare che quando il pesce vuole attaccare, l'attacco è piuttosto deciso. Il primo attacco avviene dal basso verso l'alto. Il pesce è quasi fermo, pronto a sferrare l'attacco. Nel secondo caso, invece, il pesce parte da più lontano, ma ha uno scatto molto più veloce di quando invece lo segue soltanto per curiosare. Anche in quest'altro filmato, l'attacco è veramente deciso e avviene sempre dal basso verso l'alto. Dopodiché il serra all'amato comincia a fuggire. È interessante notare come gli altri esemplari, curiosi, vadano dietro al serra per capire cosa sta succedendo. Tra le decine di esche che abbiamo utilizzato per realizzare il filmato, ovviamente l'anguilla è quella che è risultata più micidiale in questa giornata particolare, con attacchi decisi quasi ad ogni lancio. Bentornati, come vi ho fatto vedere dal video, oggi abbiamo visto due cose veramente fondamentali nella pesca. La prima è che ci possono essere anche un milione di pesci a un metro da noi, ma se le condizioni non sono quelle corrette, non andranno a mangiare così come in determinate condizioni. Nei video che vi ho fatto vedere, mare mosso, bassa pressione, pioggia, scatenavano veramente l'attacco di questi pesci. Un'altra cosa fondamentale che abbiamo visto dalle immagini è che se utilizziamo l'esca sbagliata, che non interessa al pesce in quel momento, possiamo fare anche un milione di lanci, ma il pesce non l'attaccherà mai. Magari la inseguirà solo all'inizio per curiosità, ma poi nulla più di questo. E questo ci fa capire una cosa fondamentale. Se il pesce non mangia un'esca, è inutile provare a pescarlo per ore, 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 perché non facciamo altro che abituare il pesce a quell'esca, a quella vibrazione, a quel rumore, e dopodiché, dopo un paio di mesi, potremo anche buttarla completamente quell'esca. Da queste immagini io ho tratto dei grandissimi insegnamenti ed è proprio così che ho deciso di costruire il laccio e provare ad utilizzarlo. Vi ricordo che il laccio è un'esca artificiale a tutti gli effetti. Prima cosa perché non va a prendere il pesce a strappo. Come avete visto, se uno fa un recupero normale è impossibile prendere un pesce a strappo perché il pesce si scansa. Non si farà mai prendere a strappo. Ma soprattutto il pesce attacca deciso. Quindi ragazzi, cosa molto importante, non bombardiamo il mare di esche in continuazione, cerchiamo di capire la situazione, non poniamo mai limiti alla nostra fantasia, perché il bello della pesca è proprio questo, capire cosa sta facendo il pesce. Se il pesce insegue, molto spesso non attaccherà la nostra esca, perché l'attacco è di solito improvviso, deciso, e molto spesso non vedremo proprio il pesce arrivare. Un'altra cosa molto importante, in questa immagine vi ho fatto vedere migliaia di pesci. Però l'Offish è un canale didattico e non voglio assolutamente spingere nessuno a fare dei massacri. Peschiamo sempre in modo molto responsabile, con qualsiasi esca, che sia un minnow da 50 euro o il laccio che costruiamo a casa da 3 euro. Ci dobbiamo sempre andare a divertire, andare a fare qualcosa che ci piace nel rispetto del mare e della natura. Quindi pulendo sempre lo spot dove siamo stati, non buttandomi nulla per terra, ma soprattutto limitandoci a quello che prevede sia la legge, ma anche la nostra coscienza. Non ha senso andare a pescare 100 serra se poi ne mangiamo solamente uno. Quindi comportiamoci da pescatori e facciamo vedere che noi pescatori siamo comunque delle persone responsabili. Con questo vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao!